Meraviglioso, partendo da Falconara, arrivando fino a Scoglitti, noi ci dobbiamo quasi quasi nascondere perché non abbiamo un porto, perché non abbiamo dove andare a parare con una barchetta, quella dei bambini di mio nipote Vincenzo, che ha 7 anni, manco un pedalò. Dove, se andiamo a vedere chi lavora in raffineria, i gelisi secondono. Oh. Io sono nel settore metalmeccanico, ma vatti fermati a Ramone Gelisi, giusto? Se io vado a Priolo a lavorare, prima che vado io Gelisi a lavorare a Priolo, prima non travagliare chi ti do Priolo. A Gela non esiste, a Gela prima id e poi no. Io una parola la voglio dare ai pensionati, cari pensionati, che ci lamentiamo tutti, vi lamentate tutti per la pensione che passa, avete ragione, ma se venite a travagliare i pensionati vanno a lavorare al posto del ragazzo, come fai a pensione? Chi ve la paga la pensione? Se mandate i figli a travagliare, i enra, niente, con le nostre trattenute paghiamo le pensioni. Se ho pensionato che piglia 1800 euro al mese, che faceva il capo cantiere in dot ditta, va a lavorare, fa le fermate e deve fare una squadra di 20 persone e prende 20 pensionati, che non la mandiamo che poi pensioni non aumentano. Chi la paga la pensione? Io invece vi do una piccola notizia. Da lunedì prossimo ci metterò no con un gazebo, perché ora incomincia a fare caldo, raccoglieremo le firme e le porteremo alla Procura della Repubblica. Caro Sindaco Fasulo, non ce l'ho con te, assolutamente, però naturalmente tu sei il nostro garante, sei il nostro primo cittadino che ci rappresenta. Lotte fatte dell'acqua notte e giorno, mai è stato risolto il problema. A Capo Soprano arriva, Villaggio Aldisio no, zona alta sì, pianura no, centro storico sì, là no. Uno di voi, scusate, quando spende durante il mese di bottiglie di acqua comprate ai supermercati e generi alimentari? Io dico una trentina di euro. 30 euro. 30 euro per 6 mesi sono 160 euro, 12 mesi sono 320 euro. Tu hai detto poco fa che 200 euro ogni 3, 6, 9, 12 e sono 1200 euro, no, 800 e 300 e sono 1200 euro. Noi paghiamo l'acqua più cara d'Italia. Dice, che c'entra il disoccupato? Perché il disoccupato paga tutti questi soldi e non li può pagare. Noi chiederemo a Caltacqua, va bene, la riduzione, noi la chiederemo questa volta il 50% per i disoccupati che non lavorano, no, qualcuno l'ha promesso qualche annetto fa, non paghiamo il 50%, ma dov'è il decreto? Noi faremo analizzare l'acqua e questo discorso dell'acqua una volta per tutte deve portare finire a conoscenza all'opinione pubblica quella che è la realtà operativa, soprattutto per avere il lavoro e dare il lavoro al disoccupato. Come? Non con il pannicello caldo della settimana, dei 10 giorni, perché se il governo regionale o chi per lui non sblocca le infrastrutture che sono quelle che portano il lavoro annuale, bimestrale, semestrale, annuale, solo in questo termine si può avere qualche posto di lavoro, perché non è possibile che 16.000 disoccupati a Gela rimangano affacciati sul balcone e vedono la festa, però non si possono comprare i dolcini per festeggiarla a questo punto. Questo significa, e concludo, significa che noi da domani scatta l'operazione progettualità. Vogliamo che venga rifatta la rete idrica, che ci sono 5.000 posti di lavoro su Gela se attivano questo discorso.
Noi nei prossimi giorni, secondo me, andremo sicuro a bloccare la Catania-Gela, da questo punto di vista, ma in un modo sempre democratico, perché se ci fate caso, voi della stampa, si parla di Siracusa, di Florida, di Rosolini, di Noto, Ragusa, Siracusa e Vittoria. Mai si parla di Gela, perché questo è il calderone di tutti. La prossima settimana saremo vicino alla cabina elettrica, sulla Gela Catania, per andare lì e chiameremo il governatore Lombardo. Lui ha fatto un sit-in per quanto riguardava la messa in opera della... per essere più sicura al 2017, noi invece ci fermeremo lì democraticamente per dire questo cantiere quando inizia.